Ciao scimmiette, come va? Ma Eli, non ti sembra ci sia qualcosa di strano? Non riesco a capire cosa. Ma guardati bene anche te, hai una capigliatura, sembra che hai preso la scossa. Ah sì, ma guarda, e come mai il calorifero è appeso al soffitto? Ma anche i nostri bimbi, sono tutti sotto sopra. Hai ragione, forse ho capito, siamo noi che siamo a testa in giù. Ah! Oh Eli, finalmente è tornata tutta la normalità. Eh sì, anche i bambini sono tornati diritti. Siamo Matteo ed Elisa, due insegnanti di parkour e acro street della palestra Total Natural Training di Milano. Facciamo parte del gruppo Milan Monkey e questo video è per tutte le piccole scimmiette dai 3 ai 6 anni dei corsi Cuccioli e Baby Monkeys. Oh Eli, lo sai che prima a testa in giù era bellissimo? Eh sì, è proprio divertente. Ma senti, perché non insegniamo anche a queste piccole scimmiette qualche acrobazia a testa in giù? Ottima idea! Così potrete vedere anche voi il mondo da un altro punto di vista. Come ogni volta, come prima cosa facciamoci aiutare dai genitori per trovare una zona della casa senza pericoli, tipo spigoli oppure oggetti in giro che ci possano fare inciampare. Ok, per questo allenamento abbiamo bisogno di due cose: un bel tappeto comodo come questo o uno che usano i vostri genitori per allenarsi e di qualche cuscino come questi. E poi ricordatevi, è importante che ci sia un genitore fortissimo che vi aiuti a fare queste acrobazie in sicurezza. Sì, ma anche non così forte, eh? E credo che non ci sia da mettere in discussione che il genitore forte lo farò io, mentre tu fare la bambina. Va bene. Allora bambini, come primo esercizio faremo una bellissima capriola! Capriola? Ehi, ma ormai lo sanno anche voi, l'hanno detto al telegiornale pure l'altro giorno. La capriola è la moglie del capriolo, si dice capovolta. Hai ragione, che sbadata! Allora faremo una bellissima capovolta! Ok, meglio. Prendiamo i cuscini e dammi una mano che li mettiamo bene giù, quindi 1, 2 e 3, benissimo. Allora bambini, noi ci mettiamo con le manine davanti al primo cuscino, gambe dritte, sedere bello alto e guardiamo a testa in giù in mezzo alle gambe. Il genitore forzuto, mano sul collo vicino al coppino, poi una mano sulla pancia, agevoliamo la rotazione e via. Come ti sei sentita? È divertentissima, posso provare a rifarla da sola? Dai, vediamo, prova. Allora, appoggio le manine, gambe larghe, sedere alto, guardo in mezzo alle gambe, oh! Wow, stupendo, sei davvero brava Elisa, fatti 5! Sono convinto bimbi che l'acrobazia di prima vi è venuta facile, quindi adesso ne proviamo una un pochino più difficile. Ehi, ti senti pronta? Sì! Benissimo, allora il nostro movimento sarà la ruota. La conosco, è quel movimento in cui a testa in giù con le gambe disegniamo una specie di arcobaleno. Brava, proprio un arcobaleno. Quindi prendiamo i nostri cuscini e creiamo una collinetta nella parte centrale del nostro tappeto. Così avremo un'area da cui partiamo e un'area in cui arriviamo. Ok bimbi, noi dobbiamo appoggiare le nostre manine, solo le manine, sopra la collinetta e una gamba alla volta scavalcarla. Il genitore dietro dovrà mettere le mani sui fianchi, agevolare il bambino nella rotazione, lo sorregge un po' e evita che si ribalti verso questa parte. Ok bimbi, perché venga un bello arcobaleno dobbiamo stare attenti ad atterrare con i nostri piedini e non con il sedere, sennò sembriamo una patata lessa. Adesso proveremo a farlo per 3 volte senza mai staccare le manine. Proviamo? Vai Eli! Allora, 1, 2 e 3! Ta-da! Bellissimo, avete visto? L'ultimo ha slanciato le gambe altissime ed è come se avesse disegnato un arcobaleno con tutti i colori. Ok bambini, adesso proveremo il movimento che io e Matteo abbiamo fatto all'inizio del video. Ve lo ricordate? Si chiama verticale. Quindi, per insegnarvi a farlo, dobbiamo essere bravissimi a tenere le braccia tese e devono essere come la roccia, ok? Facciamo un test, Eli.
Allora, prova a mettere le braccia tese e come la roccia. Ma no, ma così che cosa sei? Un budino? Dai, riproviamo, però impegnati di più, devi spingere più forte. Dai, metti le mani un po' di più, un po' di più. Oh, bravissima, quelli sono davvero tese. Allora, mi raccomando, adesso rimettiamoci di qua, i genitori dietro. Alziamo una gambetta. Aiutiamo a salire. Braccia dure come la pietra, mi raccomando. Tesissimi, tesissimi. Oh, questa è una vera verticale. E se per caso, aiuto, mi si stanno piegando le braccia? Devo tenere e farla scendere pian pianino. Per terminare, come ultima acrobazia, testeremo il vostro coraggio e la forza dei vostri genitori. Allora, preparati e salta in braccio. Vai, benissimo, ci mettiamo davanti ai cuscini. Dobbiamo reggere bene il bimbo, pian pianino, staccare le braccia. Pian pianino scendo, ok, appoggiamo le mani e ribaltiamo dall'altra parte. Olè! Eccoci qua, fortissimi. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici e mandateci una foto o un disegno del vostro mondo sottosopra. Quando avete finito di allenarvi, ricordatevi di lavarvi bene le mani. E mi raccomando, non esagerate a stare a testa in giù, sennò finite come me e l'Elisa, che non riusciamo più a scendere. Ciao scimmiette! Al prossimo video!